Ciao, ciao ragazzi, sono Gianluca Spadoni. Buongiorno, mi viene da dire buon anno. I miei collaboratori mi prendono in giro perché dicono questo è il video alla nazione. In realtà noi siamo partiti facendo video. Io sono partito facendo video esattamente 5 anni fa. Il primo video l'ho fatto 6 capodanni fa ed è anche divertente riscorrerli uno a uno. Li metto qua nella didascalia, così li puoi anche vedere. Dal 2014 in poi abbiamo preso questa bellissima abitudine di fare un video ogni fine anno in cui ci facciamo un po' gli auguri, facciamo il bilancio. Questo è un momento un po' particolare perché il fine anno, no? Il fine anno è il modo di dire ok, com'è andata, che auspici hai. Non so se l'hai già fatto tu, io l'ho fatto, ti sto facendo questo video da New York, e se hai seguito un po' le storie di quello che sto facendo, insomma, sono venuto a ispirarmi un po', sono venuto a vedere che cosa succede in quelle parti del mondo in cui le cose crescono, funzionano. E tra l'altro, insomma, è stato uno dei 7 viaggi che ho fatto quest'anno, anche se ho fatto 3 mesi senza passaporto, però cerco sempre di andare un po' in giro. Per me è stato un anno bellissimo, è stato un anno in cui ci siamo forse incontrati in giro, forse abbiamo fatto dei progetti nuovi. Ho fatto un piccolo bilancino, ho incontrato più di 40.000 persone anche quest'anno, abbiamo fatto 258 aule e ho fatto più di 80.000 km solo in macchina. Poi forse l'hai visto, magari ti è capitato anche in mano, è uscito il terzo libro. Sono stato ospite, ho realizzato un piccolo desiderio, ho spuntato nella wishlist il palco del TEDx, ho fatto questa esperienza a ottobre, poi è stato l'anno in cui siamo partiti con dei progetti online. Prima con uno spogliatoio, un lavoro che sto facendo con 150 persone che si chiama Da Zero a Guida. Poi abbiamo partorito l'Academy online. È stato l'anno in cui ho costruito, progettato altri 3 corsi, sono 19 adesso i corsi che ho messo in piedi. È stato l'anno del record dell'Evolution Forum Day, mi ha fatto più di 1.300 persone, più dell'edizione che abbiamo fatto, che facemmo con Alex Zanardi. Insomma, per me è stato un anno bellissimo. Vi devo un sacco di grazie, vi devo dire insomma che mano a mano che realizzavamo le cose e mano a mano che ne ho preso atto, soprattutto in questo momento, no, in cui fai un po' i bilanci, ti rendi conto che non è stato un anno così, è stato un anno speciale, è stato un anno bello veramente di tante soddisfazioni, di sfide, così come l'anno che sta per arrivare. Io lo dico a tutti, questo dovrebbe essere il momento in cui, come faccio io così, ti metti lì e scrivi gli auspici, gli obiettivi per il 2020. Ho pensato a una serie di cose, abbiamo già messo in piedi una serie di cose. Sta per uscire a febbraio una riedizione di Networker Vincenti, che è il libro che ho fatto 2 anni fa, anzi in realtà è uscito a novembre del 2018, quindi stiamo parlando di 14 mesi, c'è una riedizione in arrivo. Faremo la data bis in Dallara, forse è stato uno dei seminari più belli che abbiamo fatto nella nostra storia, e a febbraio torneremo in quella location bellissima, in quell'azienda che sa di Italia, che sa di crescita. Partono 2 progetti molto molto interessanti, entusiasmanti, curiosi, uno in ecologia evolutiva con Max, con Giulia, con Sara, e uno che ha a che vedere col crowdfunding, te ne parlerò, questo nuovo sistema P2P che permette a tutti di poter essere coinvolti, partecipi di quella che è questa rivoluzione economica che è in atto, con Claudio, con Pierluigi, con Max, con Marco. Stiamo facendo cose veramente veramente belle. Per cui, che dirti, il mio è un grazie a tutti quelli con cui ci siamo incontrati, un grazie ai ragazzi che lavorano costantemente dietro le quinte, a Simona, a Giulia, a Luca, a Daniela, a Sara, a Gianni, che mi scarrozza una parte dall'altra, a Massimo. Grazie ai trainer di Evolution, a Emanuele, a Max, a Cristian, un po' a tutti gli ospiti che abbiamo visto muoversi con noi, e un grazie alle persone con cui stiamo portando avanti 12 progetti didattici, a Cristiano e il suo team, a Dino, a Anna, a Fabio, a Marco, a Mauro, a Marco e Diego, a Michele, a Simone, a Mirko Ceto, ancora a Adriano. Insomma, stiamo facendo un sacco di cose belle. Anello, a Modi, con cui da anni lavoriamo intorno al tema di Robbins. Ho fatto la 18ª volta quest'anno a Londra, credo che ci sarò anche il prossimo anno a Birmingham. Questo è il momento della gratitudine, ma anche il momento degli auspici. Dicevo, questo 2020 all'insegna di che cosa lo lanciamo? Tu ti sei già messo quale sarà la tua bandiera? Vedi, io ho cercato, sono
allo yacht di New York, ho cercato in tutti i modi che ci fosse una bandiera americana dietro di me, perché qua negli Stati Uniti la trovi ovunque. Vai in una scuola, vai in un bar, la trovi ovunque, la trovi in chiesa, la trovi nei principali monumenti. Ecco, ci vorrebbe sempre una barriera, una bandiera che avessimo chiara davanti, che ci tenesse fermi sulle nostre intenzioni. Questo 2020 per te sarà l'anno del, e qui ti chiederei di scrivermelo, è l'anno del, che cosa ti terrà fermo sui tuoi obiettivi, quale sarà la tua bandiera di quest'anno? Io lo sto dicendo da un po', per me questa è la fase, il 2020 è l'anno della speranza. Un po' tutti quanti abbiamo paura e speranze, sempre, ogni essere umano ce l'ha. A volte mi chiedono: ma tu Gianluca hai paura? Sì, certo che ho paura, ho dubbi, a volte ho timori, ho problemi, ho sfide, ma dall'altra parte ho le speranze sempre ben attive. Ecco, se c'è un augurio che voglio farti, se c'è un augurio che vorrei che contagiasse tutto il nostro paese, che ogni volta che ci troviamo di fronte a una rotonda in cui dobbiamo decidere nella vita cosa fare, fra paura e speranza vincesse la speranza, che fosse questo il sentimento che girasse un pochino di più in giro per il nostro paese, in giro per le nostre vite e fra le vostre persone. E se vi va di contagiare con speranza un pochino i vostri gruppi, un pochino chi è vicino a voi, condividetelo pure questo video, perché la speranza ha bisogno di condivisione. La speranza è tale solo se passa di mano in mano, se gira fra di noi, se non rimane in mano a qualcuno, ma si realizza nel momento in cui la speranza di uno tocca la vita di un altro. Questo è il mio auspicio, questo è il mio augurio, che sia un bel 2020 in cui si aprono un po' di cantieri, in cui facciamo cose nuove, in cui ci sfidiamo, ci stimoliamo, in cui non andrà sempre bene, ma che vinca la speranza. Vi abbraccio, grazie di esserci, vi voglio bene.